Amici di Icarus, ciao! Sono qui, sono con Alessandro Lambruschini. Siamo in Italia, siamo in inverno e stavamo ricordando le avventure di un inverno passato in Namibia quando ci trovavamo alla 100 km del Namib. È una gara che noi organizziamo da vari anni in Namibia, che Alessandro ha avuto l'occasione e il piacere di partecipare e ha fornito anche una prestazione piuttosto importante, visto che alla fine si è classificato al secondo posto. È un ricordo piacevole. Ho partecipato nel 2005 e parlare per me della Namibia, che ho vissuto lì circa 10 anni, tutti gli inverni andavo a svernare con la nazionale atletica per preparare le grandi stagioni. Ho accettato immediatamente perché è un posto meraviglioso. La gara è bellissima, si svolge in questo deserto, forse il più vecchio del mondo, con delle dune più alte del mondo, dove c'è anche un lago dove ci sono degli alberi vecchissimi, si chiama Dead Lake, che è un panorama incredibile dove puoi avere anche la fortuna di incontrare degli animali come degli Springbok o degli Oryx, perché siamo all'interno di un parco, di una riserva naturale. La gara si svolge in 4 tappe, sono gare abbastanza lunghe perché sono comunque 100 km da effettuare in 4 giorni, dove il terzo giorno c'è la maratona, che si svolge in un paesaggio, insomma, da film quasi. La gara nella realtà consiste nel percorrere 100 km in 4 giorni con 4 prove differenti. La prova più breve è una prova di 20 km ambientata all'interno del canyon del Sesriem e la prova più impegnativa e più lunga è quella della maratona, per cui i classici 42 km e 195 metri. Le restanti 2 prove sono comunque in chilometraggi che vanno dai 24 ai 28 km per arrivare appunto ai nostri 100 km complessivi. Abbiamo ad esempio ideato un controllo di passaggio sulla duna più alta del mondo. È chiaro che c'è da faticare, mediamente la salita impegna quasi un'ora di camminata, si arriva su a 300 metri per poi piombare con una discesa vertiginosa e cadere dentro a Dead Lake, dove anche gli alberi pietrificati sono un monumento nazionale, hanno più di 700 anni e non si possono nemmeno toccare. Per preparare questa gara basta avere una buona base di resistenza, perché i chilometri sono molti. Le prime 2 tappe non sono particolarmente difficili, mentre la terza, che è la maratona, che viene corsa in questa riserva meravigliosa, dove se sei fortunato puoi trovare anche delle corna o dei resti di orx per terra che puoi prendere come souvenir. E poi l'ultima tappa, sicuramente è quella più dura, perché devi affrontare un gran tratto di sabbia, devi scalare la duna più alta del mondo, che io ricordo di averci messo più di 40 minuti perché facevo 2 passi in avanti e 1 indietro. Dopo la cosa più bella è scendere da questa duna qui, perché ci metti veramente 2 minuti. I problemi sono spesso legati alla sabbia che entra nelle scarpe, che provoca qualche vescica, alla fatica data da questo terreno che comunque non è mai pari, ha sempre un'altimetria che condiziona, diciamo, il ritmo della gara. Da professionista d'atletica, quello che ho notato in questa gara qui è che ci sono molti amatori che partono la prima tappa e praticamente danno tutto quello che hanno per poter arrivare in fondo. Ed è sbagliato, perché la gara è lunga, la gara è fatta di 4 tappe, quindi bisogna non vivere l'emozione
fino in fondo, ma controllarsi per poter dosare bene le energie per arrivare all'arrivo. Ok Adriano, allora ci vediamo in Namibia e colgo l'occasione per salutare gli amici di Icarus e vi ricordo Icarus@skytv.it.